Dune parte 2 è anticipata la data d'uscita del film. Originariamente previsto in sala per il 3 novembre 2023, il film per via dello sciopero venne poi spostato nel 2024, esattamente il 15 marzo. Come noto però, dal 9 novembre si è ufficialmente concluso lo sciopero degli attori, fatto che sta permettendo a Hollywood di tornare alla normalità e che per fortuna ha permesso di anticipare l'uscita del film al 1 marzo 2024. Noi non vediamo l'ora di vederlo al cinema, e voi cosa ne pensate? Seguiteci come sempre per altre news e curiosità qui su Screen Week. La vita di Elon Musk diventerà un film. La pellicola è in lavorazione ed è basata sulla biografia autorizzata di Walter Isaacson e sarà prodotta da A24 con la regia di Darren Aronofsky. Un'altra famosissima biografia sempre dello stesso Isaacson divenne un film, e stiamo parlando di Steve Jobs, servita come base per l'omonimo film del 2015. Ovviamente attore principale e cast sono tutti ancora da svelare. Ma voi diteci nei commenti cosa ne pensate e andreste a vederlo al cinema? Come sempre seguiteci per altre news e curiosità. Vorreste guidare il treno che porta a Hogwarts? Forse non sapevate che si cercano macchinisti di treni senza esperienza per guidare l'Hogwarts Express. La ScotRail, infatti, compagnia di treni scozzese, sta cercando dei macchinisti, appunto, che guidino treni su una delle rotte ferroviarie più spettacolari del Regno Unito. E stiamo parlando della West Highland Line. Tra i punti più scenografici c'è sicuramente il viadotto su cui transita il celebre, appunto, Hogwarts Express, presente nella saga di Harry Potter. I macchinisti non dovranno avere esperienze pregresse per il lavoro, ma grandi motivazioni per l'impiego e sopportazione allo stress. Essi, durante il periodo di formazione di 9 mesi, guadagneranno circa 37.000 euro, per poi passare a 60.000 euro all'anno, una volta qualificati. Sicuramente per gli appassionati e per molta altra gente potrebbe essere il loro lavoro dei sogni. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e come sempre seguiteci per altre news e curiosità.